io non l'ho mai visto fare nido con la cacca, ma hanno sempre detto così e ai vecchi bisogna credere. Nel dirlo però le si increspava l'angolo della bocca, credendo un sogno. Domenica 14 gennaio, alla libreria Ambasciatori, nel cuore del quadrilatero di Bologna, Francesco Guccini, con la partecipazione di un folto e divertito pubblico, ha presentato la prima fatica letteraria di Silvano Monti, veterinario nativo di Castel d'Aiano, ma che da anni vive e svolge la propria professione a Vergato. Il libro dal titolo fortemente evocativo L'ultimo veterinario di campagna, edito da Pendragon, è un romanzo fatto di luoghi e di persone che non esistono più, non solo perché l'età o gli eventi li hanno portati via, ma perché sono radicalmente mutate le abitudini, il tempo, lo spazio e soprattutto i rapporti umani. Quindi una storia di vita da leggere tutta d'un fiato, di come un piccolo Silvano, attraverso episodi e curiosità, si accenderà il desiderio di dedicarsi all'attuale professione e poi, come riportato nella quarta di copertina, tanti racconti, teneri e scanzonati, poetici e malinconici, di animali e di persone, storie vere che fanno sorridere e commuovere, in cui si incontrano paesaggi squinternati, buffi, personaggi saggi e folli che condurranno i lettori in un mondo perduto, a cui l'incanto della natura conferisce i tratti di una fiaba. E l'anima artistica di Silvano, poeta prestato alla scienza, si rivela pieno nella scelta della bellissima copertina del suo libro, una illustrazione da un dipinto di Gino Pellegrini che sintetizza in un'immagine tutto quanto è contenuto in questo gradevolissimo romanzo. Ma lui, il veterinario, ha una strana, diciamo, caratteristica, è come un pediatra, deve parlare con dei pazienti che non parlano. Se i bambini che svegliano da una vacca o da un maiale, non può dire che un maiale mi fa male qui, insomma. Quindi il veterinario deve indovinare, deve precisare. E dicevano, hai detto che su Repubblico parlava della tua clinica dove sono mucche e cavalli, non l'ho mai visti, quindi hai ragione tu a dire. Ma la montagna che hai conosciuto esiste ancora o non esiste più? Queste vacche, questi poderi continui del piede, insomma, molti animali. Esistono ancora o no? Purtroppo la risposta è che no, nel senso che io ho dato il titolo che un pochino ha una vena romantica, nostalgica, all'ultimo veterinario di campagna, non tanto per il personaggio mio, ma perché quella dimensione sia del professionista veterinario, ma soprattutto di quel mondo, è io racconto un passato, non c'è più. Adesso le poche realtà che esistono, tanto si chiamano aziende zootecniche, si chiama allevatore, non si chiama più né contadino, né cascino, insomma sono un po' evolute anche le terminologie per rispetto a chi fa questo tipo di lavoro, ma la realtà da adesso è eventualmente una stalla minimo di 100 capi, ben attrezzata, con il raschiatore dietro per i liquami, non c'è più la cariola e il forcone. E esiste la meccanizzazione, addirittura adesso esistono le stalle dove le vacche si fanno mungere da robot, ti raccontavo l'altra sera a cena, esistono dei robot che fanno tutte le operazioni misurando la temperatura del latte, pesando la quantità di latte, alimentando la vacca, dicono addirittura all'allevatore o al tecnico di stalla se la vacca è in calore o meno, cioè si sono modernizzate e meccanizzate anche le vacche. A scapito di un mondo di cui io ricordo l'aspetto romantico, l'aspetto bucolico, con grande nostalgia, che poi quello che voglio raccontare perché purtroppo non c'è più. Riguardo al mio lavoro, ad oggi quel po' che è rimasto, in questa dimensione, purtroppo io quando vado in una di queste stalle c'è un indiano, magari bravissimo, tutti i bovari sono indiani, probabilmente perché appunto hanno questa dote nel rapporto con gli animali, con le vacche in particolare, sono molto dolci, sono molto professionali nell'accudire gli animali, ma dal punto di vista del rapporto con le persone, con la società, purtroppo spesso sono isolati, emarginati e non hanno non c'è nessun rapporto. Io ricordo qualche anno fa c'era un indiano in una stalla che seguivo io, un ragazzo giovane di 25 anni, laureato in matematica, mi raccontava, io ero l'unico suo appiglio verso un mondo civile,
e lui passava delle mezze ore a parlare con me, io mi facevo raccontare i suoi costumi, le sue abitudini quando era in India. In me c'era la curiosità di capire questa dimensione, in lui c'era appunto un appiglio per parlare di cose di se stesso, di cose vere, lontane però da questo mondo che dicevamo prima, completamente scollegato. Così anche il lavoro è cambiato, perché al giorno d'oggi quella vacca è, bisogna guardare quanto costa. La prima cosa che mi chiedono è la perizia, conviene? Se no va al macello. E quindi tutta quella poesia, tutta quell'importanza che aveva il capitale in quella stallettina dove ce n'erano due o tre e dove quell'animale serviva per il traino, per portare a casa il fieno, le patate, la legna, e dove c'era un rapporto quasi personale di amicizia con l'animale, comunque di profondo rispetto, tant'è che avevano ognuno un nome proprio, e non c'è più. Questi sono capi dove hanno una marca auricolare, dove corrispondono a un database dove ci sono i dati dell'animale, l'età, il numero dei calori, il numero dei parti e la quantità di latte che ha prodotto. Ricordo uno dei nomi che mi colpirono da ragazzino, era Milorda, è una vacca. Milorda Francesca è un po' come la menica che usi te, la menica, la tua gatta, che la menica mi dicevi da quanti anni? Da secoli, perché la nuova gattina si chiama menica, no? Sì. Che poi deriva da, visto che io approfitto, da domenica, ma in dialetto si chiamava anche minghina. Menga, minghina, menica, esatto, questa. Lo stesso nelle stalle si verificava che la bianca, la grigia, la milorda era la stessa, cioè il nome era lo stesso. Era cambiato la vacca. Sì, ricordo questo ragazzino che ho detto a questa vacca, diciamo, va avanti Milorda, porca puttana, perché non avevi il coraggio di dire porca puttana, no? Puttana si avvicina. Si avvicina. Quindi adesso perché io ringrazio Silvano per la copia questo suo libro e sono molto felice, perché se qualcuno, come penso ci sarà, si avvicinerà per fargli firmare il libro per l'autografo, questa volta non sono io che devo firmare. Io devo ringraziare Francesco che ha avuto la pazienza e la gentilezza, l'amicizia, intanto di leggere il libro a suo tempo e di darmi alcuni consigli, alcune correzioni, mi ha dato alcune dritte gentilmente. Seconda cosa, la seconda soddisfazione che io lo ricordo con lettere indelebili scavate, mi ha detto, il commento primo suo fu, ci sono dei tratti quasi poetici. Io volevo tornare indietro un attimo, registrare, detto da te, quasi poetico per me è una cosa, allora posso andare avanti e chiedere di pubblicarla a qualcuno. E qui ho trovato Antonio che ha rischiato e ha accettato di pubblicare, lo ringrazio. Il libro lo potete prendere tutti e farlo firmare. Grazie. E ho chiesto a Francesco come si fa a fare gli autografi, come si fa a fare le dediche. Quindi mi esprimerò al massimo con i consigli che mi hai dato tu. Un altro ringraziamento devo farlo a Sabina Bidotti, che è qua in prima fila, che è quello che mi ha fatto il primo editing e buona parte del risultato è merito anche suo. Grazie tanto di essere qui.